la si smetta di incoraggiare le persone autistiche ad imitare le persone non autistiche, perché le conseguenze possono essere veramente brutte. Questa, mamma mia, che macigno questa, scusate. Sono una donna autistica diagnosticata da adulta e so di essere autistica circa dal 2016. Ecco, io credo che più che chiedersi come si fa a riconoscere una persona autistica, bisognerebbe chiedersi come posso fare per fare sì che le persone autistiche si sentano a loro agio nel dirmelo. Non abbiamo un bollino in fronte. Sicuramente non forzare il contatto visivo quando ci si approccia ad una persona autistica è molto importante, perché noi vi stiamo ascoltando benissimo, anzi magari durante un discorso importante cerchiamo di evitare tutti quegli stimoli che per noi in quel momento sono insostenibili e ci distrarrebbero dall'ascoltare quello che ci state dicendo. Si dice che inizialmente quando si conosce una persona si parla di argomenti leggeri e poi quando aumenta la confidenza si parla di cose più profonde. Ecco, a me succede il contrario. Io spesso per rompere il ghiaccio ho bisogno di parlare di cose che mi stanno molto a cuore e poi quando ho maturato una certa confidenza posso anche cominciare a dire un costante adattamento. È come se dovessi perennemente abituarmi ad una nuova temperatura, come se dovessi continuamente imparare una nuova lingua. È chiaro che quando questa pressione arriva al massimo, a volte è troppo tardi e posso stare molto male. Se invece me ne accorgo in tempo, ritorno ai miei ritmi. E a quel punto spesso succede di essere giudicata una persona pigra, fuori di testa, un ostacolo da biasimare. Gli stereotipi più tipici sono di solito quelli della genialità e della stupidità. Poi veniamo anche considerate persone incapaci di provare sentimenti o empatia, ripiegate su noi stesse, egoiste, egocentriche, inflessibili. Quello che chiamiamo masking è la capacità di mimesi e di adattarsi in un ambiente ostile. Le persone autistiche spesso sono molto brave ad osservare e a imitare quello che è considerato norma, che la si smetta di incoraggiare le persone autistiche ad imitare le persone non autistiche, perché le conseguenze possono essere veramente brutte. Questa, mamma mia, che macigno questa, scusate. Ok. Ho avuto una brutta esperienza, anche lunga, di dipendenza da psicofarmaci. Io quando mi drogavo, perché era così, lo facevo innanzitutto perché volevo essere una persona diversa. Poi l'utilizzo di sostanze può anche diventare un rituale, e per le persone autistiche i rituali sono molto importanti, sono la sicurezza e l'ordine in mezzo al caos. Se parliamo di alcol, poi è il collante sociale per eccellenza. Avere un bicchiere in mano ti fa sentire parte del gruppo. Che differenza c'è tra autismo e sindrome di Asperger? Perché forse la domanda era un po' di scusa, mi sono un po' confusa. No, no. Si dice Asperger. Asperger. Giusto. No, fai bene, io purtroppo sono... Sì, perché era Hans Asperger, viennese. Da un po' di anni in neuropsichiatria la diagnosi di sindrome di Asperger non c'è più e si parla di spettro autistico. Tante persone autistiche si vergognano di essere considerate tali e quindi preferiscono dire sono Asperger, perché invece è un termine socialmente più accettato. Sindrome di Asperger era l'etichetta diagnostica che si dava alle persone autistiche prive di disabilità. Le chiamavano ad alto funzionamento perché si riteneva che potessero comunque funzionare, essere utili nella società nonostante quelle che venivano definite eccentricità. Da qui lo stereotipo del genio bizzarro. In verità ci sono persone autistiche che sono disabili, persone autistiche che non sono disabili, persone autistiche che magari vivono un tipo di condizione sfumata che è anche difficile da definire.
a sbarrarmi la strada più il fatto di essere autistica è stato non saperlo, di essere autistica, sentirmi in colpa, sentirmi sbagliata, non riuscire a dare una spiegazione a tutto quello che provavo, al fatto di sentirmi così diversa, così, cioè la diversità era sbagliata. E penso sempre, se invece l'avessi saputo prima, tante cose nella mia vita sarebbero andate diversamente, che purtroppo sono andate male. È importante favorire un'educazione alla diversità e alla convivenza con essa. Spesso i bambini che a vario titolo vengono definiti diversi a scuola vengono osteggiati in primis dagli adulti, magari i genitori dei compagni di classe che non li vorrebbero nella classe, insegnanti che non riescono a nascondere l'irritazione per dover avere i bambini in classe. Ci sono tanti tipi di cervelli che non funzionano tutti allo stesso modo, che alcuni cervelli reagiscono in un modo e altri in un altro alle varie cose, e che le differenze non sono né male né bene, sono solo differenze.